Ciao a tutti ragazzi, io sono Franny e questo è il primo video del 2017. Allora, innanzitutto buon anno a tutti voi, spero che abbiate trascorso delle vacanze meravigliose, spero che il vostro capodanno sia stato incredibile, il mio lo è stato e sono felicissima, quindi spero davvero che il vostro sia stato tanto bello e fantastico ed emozionante e semplicemente perfetto quanto il mio e questo 2017 è iniziato bene. Speriamo, dico soltanto questo, speriamo che continui così perché non vorremmo mai una replica del 2016, ma ho un buon presentimento nei confronti di quest'anno, per cui dita incrociate. Quindi il primo video che vorrei girare quest'anno, ed è il video che state guardando voi, è quello in cui vi parlo delle letture più belle del 2016. Sarà una chiacchierata su quei libri che mi hanno maggiormente colpito l'anno scorso, quei libri che hanno lasciato il segno, che sono legati a dei ricordi speciali, non necessariamente i più belli, ma quelli che in qualche modo mi hanno plasmato e che hanno fatto di me ciò che sono adesso all'inizio del 2017. E non so esattamente quanti sono, li ho soltanto presi a random, dagli scaffali, ma appunto sono tutti libri che ho letto l'anno scorso e che ho in qualche modo adorato e che hanno lasciato un segno e che vorrei davvero consigliarvi nel caso in cui non li abbiate ancora letti perché sono tutti assolutamente fantastici e speciali. Per cui cominciamo. Il primo libro che vorrei mostrarvi è forse la prima cosa che ho letto nel 2016. E l'ho adorato perché è assolutamente adorabile e ve l'ho già mostrato in un altro video e si tratta di Lost in Translation di Ella Frances Sanders. Questo libro, rumori provenienti dalle stanze inferiori, questo libro è assolutamente adorabile. Io lo consiglio a tutti coloro che vogliono leggere qualcosa di diverso, qualcosa di particolare e che adorano scoprire nuove culture e che adorano soprattutto le parole. Questo libro è praticamente una collezione di parole in moltissime lingue di tutto il mondo che sono intraducibili nelle altre lingue con una singola parola. Sono parole uniche nel loro genere ed è qualcosa di assolutamente adorabile, fantastico e curioso, interessante e io l'ho adorato. In particolare ho adorato l'introduzione che la scrittrice fa all'inizio, in quanto c'è una parte in cui lei dice che la lingua, comunque la comunicazione è qualcosa che ci lega a tutti gli altri esseri viventi, perché a volte proviamo qualcosa o comunque vorremmo esprimere un concetto, un'emozione, un sentimento e ci sembra quasi che non troviamo la parola giusta, che manca la parola giusta dal vocabolario, quindi ci chiediamo magari se è un sentimento qualcosa che anche gli altri provano o se siamo soltanto noi a sentire quello che stiamo provando in quel momento. E questo piccolo compendium è una piccola dimostrazione del fatto che esistono parole magari in altre lingue che esprimono esattamente ciò che vorremmo dire noi in quel momento. E proprio per questo le lingue sono qualcosa che, sebbene sia diverso da paese a paese, ci unisce perché ci accomuna e ci dà la possibilità di comunicare, di entrare in contatto e in relazione con altre persone e di stringere legami. E vabbè, è affascinante, io adesso mi commuovo perché vabbè, comunque. E praticamente qui abbiamo la parola nella lingua straniera con la traduzione, con il significato, e qui invece c'è una piccola storia sulla parola o comunque degli esempi e quant'altro. E questa in particolare è bellissima ed è portoghese, ovvero cafuné. Immagino si pronunci così, non lo so. E descrive praticamente l'atto di accarezzare con le dita, proprio di infilarle in questo modo nei capelli della persona che amiamo. Ed è qualcosa di meraviglioso che io trascorrerei ore a fare. Per cui, vabbè, prima che diventi emotiva, questo libro. Un'altra lettura che mi è piaciuta davvero tantissimo e che ho fatto a gennaio dell'anno scorso è Love is the Higher Law di David Levithan. E questo è un libricino molto molto piccolo, saranno meno di 200 pagine, quindi veramente una storia molto breve di quattro
quattro ragazzi, se non sbaglio, che si incontrano, le cui vite si intrecciano in qualche modo dopo gli eventi dell'11 settembre del 2001, quindi dopo la caduta delle Torri Gemelle. E mi è piaciuta moltissimo come storia perché è semplice, non è quello che mi aspettavo, non è il solito YA con la storia d'amore, ma è molto bello, molto profondo. E lo stile di David Levithan è semplicissimo, ma molto molto d'effetto, ed è riuscito ad emozionarmi, a farmi riflettere sulla compassione, su ciò che lega gli esseri umani, su come in qualche modo riusciamo ad essere vicini gli uni agli altri nel momento del bisogno, e questo è straordinario e mi è piaciuto, e naturalmente mi ha fatto piangere, quindi consigliato anche questo. Non penso sia stato tradotto in italiano, ma David Levithan scrive veramente in un modo semplicissimo, per cui leggetelo. Dopodiché, il mio primo audiolibro dell'anno, che naturalmente non ho in formato fisico cartaceo, per cui vi inserisco l'immagine qui, e si tratta di Fiercely Happy di Jenny Lawson. Questo audiolibro è stato assolutamente fantastico, mi ha tenuto compagnia per credo un paio di mesi, perché lo ascoltavo quando andavo in università e tornavo, quindi un tragitto di un quarto d'ora a piedi perché ero a Milano. E mi è piaciuto perché l'autrice parla della propria esperienza con la depressione, l'ansia, attacchi di panico, difficoltà nell'interagire socialmente con gli altri, insomma, tutta una serie di problemi con cui lei convive, e lo fa sia in modo serio e toccante che, ancora una volta, mi ha fatto piangere perché mi sono rivista in alcune cose, in alcune esperienze che ho vissuto sulla mia pelle, sia in modo umoristico e sarcastico e raccontando degli aneddoti che davvero mi hanno fatto ridere a crepapelle, in un modo molto fresco e frizzante, e davvero lo consiglio. È stato tradotto anche in Italia, ma se avete la possibilità e se riuscite a comprendere, ascoltate l'audiolibro, perché sentire lei che parla con la propria voce, racconta con la propria voce queste esperienze, è stata davvero una cosa unica che io vi consiglio. Dopodiché, abbandoniamo le lacrime per un momento e passiamo a qualcosa di leggermente più allegro e vi faccio vedere Love. Questa è una cazzata assurda, che non ho resistito, l'ho comprato alla Feltrinelli della stazione di Milano prima di partire per andare a Torino per il Salone del Libro, e l'ho letto nel tragitto Milano-Torino e ho riso a crepapelle, continuavo a mandare foto delle immagini che ci sono qua dentro ad amici a destra e a sinistra. È praticamente una serie di vignette, di dialoghi molto ridicoli, anche un pochettino volgari, fra un uomo e una donna. Ad esempio, qui c'è l'uomo che dice alla donna: è da tanto che non facciamo l'amore, e la donna risponde: parla per te. O ancora qui c'è l'uomo che dice alla donna: morirei per te. E la donna risponde: vediamo. Vabbè, io potrei andare avanti letteralmente per ore e l'ho fatto, ma vi risparmio. E è ridicolo, cioè, nel senso, se siete di cattivo umore, se avete bisogno di ridere, questo, cioè, medicina in pillole, perfetto, fantastico, consigliato. Poi, un libro che ho letto quest'estate e figuriamoci se non doveva in qualche modo segnarmi e sconvolgermi e rientrare in questa lista che vi sto facendo adesso: The Hero of Ages di Brandon Sanderson. Questo è l'ultimo libro della trilogia Mistborn e mi ha uccisa, mi ha sconvolta, è fantastico, è una conclusione perfetta, probabilmente la conclusione di una trilogia o comunque di una serie più bella e articolata, incasinata e complessa che abbia mai letto nella mia vita. Ho riso, ho pianto, mi ha fatto riflettere sulla politica, sulla religione, è ricco di azione, di riflessioni, di analisi, di comportamenti morali, di cosa è giusto e cosa è sbagliato, su cosa avere fede, le relazioni umane. Ah, è una Bibbia, credetemi. Chi l'ha letto capirà, ma questo libro è una piccola Bibbia, una Genesi, mettiamola così, un Antico Testamento. È Sanderson. Beh, poi, ringraziando infinitamente alla follia Marco ed Erika, vi mostro due libri che sono scritti dallo stesso autore
E appunto io ho scoperto quest'autore quest'anno e ho letto soltanto questi due libri per ora, ma piano piano mi recupererò tutta la sua bibliografia, compreso saggistica e liste della spesa. E si tratta di Aidan Chambers. Quest'anno ho letto Dance on My Grave quest'estate, ovvero Danza sulla mia tomba, di cui ho fatto una recensione che vi linko giù nell'info box perché ne vado particolarmente orgogliosa, sarò sincera. Ci sono io che piango particolarmente, quindi se vi interessa. Poi Dying to Know You, ovvero Muoio dalla voglia di conoscerti. E cosa dire su questi due libri? Chambers scrive in modo divino, in modo originale, è una voce incredibile che in qualche modo è diversa in ogni libro, ma si riconosce chiaramente che è lui. Non so davvero cosa dirvi, adoro il modo in cui scrive perché si capisce che è una persona intelligente e che ama la scrittura e la lettura e la letteratura e in generale la cultura, la conoscenza del mondo ed è affascinato dalle relazioni umane, dalle storie e i suoi libri mi toccano sempre profondamente perché o rivedo qualcosa di me nei personaggi come è successo nella voce narrante di Dying to Know You e davvero questa cosa mi ha un pochettino spaventata perché sembrava che ero io a narrare. Rivedo me stessa in alcuni tratti caratteristici dei personaggi o ancora rivedo me stessa nel loro modo di pensare, in alcune riflessioni che fanno sulle relazioni o sulla fede o ancora rivedo me nelle paure dei personaggi, insomma, tutti i suoi libri finora mi hanno profondamente toccato e non lo so, mi fanno emozionare. Ed è successo con entrambi i libri che ad un certo punto mi sono letteralmente dovuta fermare perché stava diventando troppo, mi sentivo troppo coinvolta in qualche modo in ciò che stava succedendo, mi vedevo troppo me stessa nel libro e avevo bisogno di prendermi una pausa, di riflettere, di respirare e poi continuare a leggere. Non lo so se la cosa ha senso, però ho adorato leggerli, in particolar modo forse Dance on My Grave mi è piaciuto di più come storia, mentre invece Dying to Know You in qualche modo mi ha fatto riflettere di più. Infatti questo libro è letteralmente pieno di post-it o comunque cose che ho scritto io a mano, riflessioni che ho fatto, pensieri che stavo avendo in quel momento, eventi che collegavo alla mia vita. Non lo so, non riesco a spiegarvi, ma comunque bellissimi, leggete Chambers. Ancora una lettura meravigliosa di quest'anno è stata I Am the Messenger di Marco Susak. Questo libro è incredibile e oltre allo stile dello scrittore che è assolutamente fantastico, infatti adesso devo assolutamente recuperare The Book Thief, ovvero Storia di una ladra di libri, perché Marco Susak scrive benissimo. Mi è piaciuto molto il modo in cui lui è riuscito a costruire la storia e articolarla e ne sono davvero rimasta affascinata. Mi è piaciuto molto il messaggio che io ho visto in questo libro, ovvero il fatto che siamo noi gli artefici della nostra vita e siamo noi che dobbiamo scegliere la strada da intraprendere, siamo noi che dobbiamo impegnarci, siamo noi che dobbiamo crearci le nostre opportunità e far succedere qualcosa. Se c'è qualcosa che non va bene nella nostra vita, non verrà qualcuno a cambiarla per noi, non dobbiamo aspettare la mano dal cielo, ma dobbiamo rimboccarci le maniche, trovare la forza per andare avanti e per cambiare, la forza di agire e di determinare e creare il nostro futuro ed è un messaggio molto forte e bello e mi è piaciuto il modo in cui è riuscito a trasmetterlo, per cui mi è piaciuto davvero tanto questo libro. E occupa anche un posto speciale in questa lista perché mi è stato consigliato dal mio migliore amico e probabilmente non l'avrei mai letto se non fosse stato lui a convincermi, inviandomi citazioni e pagine e parlandone a destra e a sinistra, e quindi grazie per avermelo consigliato perché ho scoperto un altro autore meraviglioso e una storia meravigliosa e di questo ne sono immensamente felice. Un altro autore che ho scoperto quest'anno, per cui devo ringraziare ancora una volta Marco, poveretto, gli staranno fischiando le orecchie in questo momento, Patrick Ness.
Patrick Ness, porca miseria. Allora, probabilmente conoscerete A Monster Calls, che è 7 minuti, ve lo mostro per bene, 7 minuti dopo la mezzanotte, e sta per uscire il film di questo libro. Ci sono le illustrazioni di Jim Kay all'interno che sono assolutamente meravigliose. È una storia che probabilmente conoscerete, ne avrete sentito parlare. È bellissima, è emozionante, la storia è commovente ed è stata una lettura incredibile a tutto tondo, a 360 gradi, ed è stata fantastica. Ma in particolar modo io sono rimasta colpita da quest'altro, che sarebbe The Rest of Us Just Live Here. E questo purtroppo, purtroppo è inedito in Italia, ma leggetelo, vi prego. Questo libro mi ha colpito di più innanzitutto perché ho davvero, davvero rivisto me stessa in alcune cose che succedono. E ho riso fino alle lacrime, ma ho anche pianto in treno mentre lo leggevo perché era troppo. Ed è bellissimo. Paradossalmente, questo che a molti non piace, che molti trovano forse un po' banale e noioso, mi è piaciuto mille volte di più rispetto a Monster Calls, perché mentre a Monster Calls è una storia bellissima, è fantastica, ma parla di un ragazzino che deve affrontare il cancro della madre essenzialmente, quindi ci si sente facilmente vicini al ragazzino e facilmente si sente l'emozione, si sente il dolore, la tristezza, la storia in sé è già più triste di suo, più emozionante di suo, mentre invece questo è un libro di scene di vita quotidiana, essenzialmente, e nonostante questo ha una potenza, una forza, un messaggio, così tante emozioni e sentimenti racchiusi che sprigiona man mano che leggi, che io ne sono rimasta affascinata e ammaliata e ha davvero toccato tutte le corde possibili ed immaginabili che poteva toccare, e la diversità è rappresentata in modo fantastico in questo libro e ha avuto anche un significato particolare per me, perché c'erano alcune scene che mi hanno letteralmente ricordato momenti che ho vissuto quest'anno e io non so che dirvi, mi ha fatto piangere, è bellissimo, io davvero, 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 davvero ve lo consiglio, vi prego leggetelo. E proprio come Monster Calls è semplicissimo, è scritto in modo schietto, semplice, diretto, senza descrizioni, senza fronzoli, la maggior parte penso sia dialogo essenzialmente, ma è incredibile. Questo libro naturalmente è tra i miei preferiti in assoluto, ma è il libro più bello che ho letto nel 2016. Hands down, è il più bello. Bene, questo è tutto per il video di oggi. Questi sono i libri migliori del 2016, i libri che mi hanno toccato, i libri che occupano un posto speciale nel mio cuore e che occupano un posto fisico sul mio scaffale dedicato ai libri speciali, che come potete vedere adesso è vuoto perché sono praticamente quasi tutti quelli che vi ho mostrato. E niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e vorrei sapere se avete letto questi libri, se vorreste leggerli, quali sono i vostri pensieri e soprattutto fatemi sapere quali sono i libri che voi avete letto nel 2016 e che vi hanno toccato, che vi hanno plasmato e che in qualche modo vi hanno cambiato, che vi hanno reso le persone che siete adesso. Io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio virtuale e vi auguro uno splendido inizio di questo nuovo anno. Ciao ragazzi!